Sono Laura Antichi, vi voglio presentare WeSchool. Naturalmente bisogna registrarsi e dopo che si è fatto questo fare login. Le caratteristiche di WeSchool è che è una piattaforma per le classi, si creano le classi virtuali creando i gruppi. È in italiano, è gratuita per i docenti che ne fanno richiesta. La scuola può aderire con un abbonamento di licenza. È fruibile via web e mobile. Si possono integrare una varietà incredibile di documenti e applicazioni per gestire la didattica. Una menzione va fatta per le 7.000 lezioni di OIL Project che sono a disposizione, ma si possono integrare pagine web, upload file, scrivere un testo, fare un disegno, inserire video YouTube, Vimeo, inserire immagini, documenti Dropbox, Google Drive, OneDrive, eseguire preparare i test, Google Maps, o il project, come ho detto, delle presentazioni, il documento e il foglio di calcolo. Possono essere invitati studenti e docenti con tutor tramite link o mail. Si può comunicare, dare supporto, mandare notifiche attraverso la wall, adatta per la didattica Flip ed EAS perché permette la partecipazione attiva, l'integrazione, la visione, la fruizione, la condivisione dei contenuti e di monitorare gli interventi degli studenti. Sono possibili attività trasversali pluridisciplinari se entrano nel gruppo altri docenti o tutor. Quando si entra, si può trovare un tutorial guida di benvenuto per le prime operazioni da compiere. Vi propongo una breve esplorazione. Vi dicevo che vi dovete registrare e poi fare login. Faccio login perché sono già registrata. Login. Vedete, sono entrata e mi trovo tre sezioni, wall, board e test. Dalla parte sinistra posso mostrare tutti i miei gruppi, che vedete sono questi, e posso creare un nuovo gruppo. Per prima cosa voglio farvi vedere come si crea un nuovo gruppo. Si clicca su nuovo gruppo, si mette il nome del gruppo, esempio voglio creare un gruppo per la classe quinta. Ok. La materia, scelgo la disciplina, metto filosofia, vado avanti. Mi chiede di scegliere un file di copertina, scegli file, metterò un file preso dal mio PC, apri, mi carica il file, come vedete, che deve non superare i 50 megabyte, vado avanti, ok, mi ha creato il nuovo gruppo e mi dà il link che posso inviare per mail agli studenti e un codice. Vado al gruppo, posso copiare, posso anche cambiare e salvare. Vado al gruppo, scrivo il primo post nella wall del gruppo, che è la parte della comunicazione, degli avvisi che mando al gruppo. Posso dire benvenuti. Ok, potrei anche allegare un file. Intanto clicco su pubblica e vedete che il post è stato messo dentro la wall. Quindi la wall è il luogo della comunicazione,
l'applicazione, vado nella board, vedete che non ci sono board pubblicate, posso pubblicare tutte le board che mi sono necessarie per ad esempio argomento, voglio pubblicare la classe era di filosofia, quindi pubblico una nuova board, metto il titolo della board, che in questo caso è un argomento di filosofia per la quinta, che è la fenomenologia. Poi salvo, ok, il titolo salvato correttamente, possono aggiungere alla fenomenologia un contenuto ed ecco che mi si apre la finestra con i contenuti che posso uploadare e rendere disponibili per la classe e potrei mettere, aggiungere una pagina web. Potrei cercare o inserire direttamente il link, inserisco il link direttamente a Wikipedia Fenomenologia, allega URL e come vedete il contenuto è stato aggiunto. Poi voglio aggiungere un altro contenuto, in questo caso aggiungerò un video YouTube sempre sulla fenomenologia. E incollo l'indirizzo, quindi allega URL, ecco che mi è stato quindi aggiunto l'altra risorsa che era un video, così posso continuare aggiungendo tutte le risorse che ritengo possano essere utili per la classe. Poi pubblico, quindi la board è stata pubblicata. Ora voglio aggiungere un test. Vedete che non ci sono esercizi. Clicco su nuovo test. Titolo dell'esercizio metterò Husserl. E poi aggiunge una domanda. Come vedete, ho la possibilità di scegliere tra varie tipologie di domanda, vero o falso, risposta breve, risposta aperta, multipla, cruciverba, video quiz, completa la frase, abbina le coppie, abbina le carte, risposta con allegato. Sceglierò scelta multipla. Ecco. Quindi la domanda, in questo caso, scriverò, ad esempio, l'analisi di Husserl degli atti. Coscienza mette in luce due punti quindi posso dare anche una descrizione e posso indicare le varie risposte possibili, quindi inserisco qui una risposta che la renderò poi la risposta giusta. Ecco, mettiamo che la prima sia la risposta giusta e scriverò intenzionalità. La seconda risposta potrebbe essere interiorità, ma risulterà sbagliata. Oh, non l'ho scritto. Scusate, interiorità.
La terza risposta potrebbe essere, la inserisco, sbagliata, che è quella anch'essa sbagliata, autoreferenziale. E così potrei aggiungere altre possibili risposte, ma mi limito a questo e clicco su salva. Ok, vedete che ho scritto male, vabbè, lo stesso, tanto una prova che mi dà la possibilità ora di pubblicare, pubblico, se sicuro, confermo. Confermo, quindi l'esercizio è stato salvato e pubblicato. Ora, se io avessi degli studenti nel gruppo, potrei lanciare l'instant, ossia lanciare questo test immediatamente. Potrei anche dare una scadenza, posso dare una data di scadenza del test, mettiamo il 23 marzo, e scelgo anche un orario, mettiamo le 19, e poi posso selezionare pure dei destinatari se volesse destinarla ad alcuni, invece in questo caso l'assegnazione è di default attribuita al gruppo, all'intero gruppo, quindi ha pure un valore di inclusione. Ritornando sempre al settaggio del quiz, potevo anche scrivere qui un testo per la scadenza, ad esempio test scade potrei scrivere 23 marzo 2017 alle ore 19. Potrei anche associare, allegare dei contenuti al testo, ad esempio un video YouTube a questa domanda e potrei inserire il video che avevo messo prima, ad esempio ne ho messo uno a caso. Così gli studenti possono consultare anche questo video. Ora al gruppo aggiungo gli utenti, avrei potuto farlo prima, posso invitare un docente oppure invitare lo studente, lascio il link di invito pubblico se mando se per caso decido di utilizzare con il copia l'indirizzo di invito che mi è stato proposto e vedrò qui crescere il numero del gruppo una volta che poi, ad esempio, invita un docente, no, inserisco le mail dei docenti da invitare e inviterò. Ok, invita uno studente con lo stesso procedimento, inserisco qui le mail e invita, oppure mando questo link che avevo copiato agli studenti o ai docenti perché si loghino. Buonasera.